Allora, ragazzi, buonasera, buonasera a tutti. Torniamo con le notti del mostro. E volevo intanto dirvi che giovedì ci sono gli schiaffoni mostrologici di marzo 2024. Quindi non prendete impegni per giovedì sera perché ci sarà un 4-5 ore di trasmissione. Batterò anche il record del botter, diciamo, ecco. Batterò il record di ore in diretta del botter perché se valerà un po' tutto tondo. E sto mese è stato particolarmente pieno di cavolate, e quindi ci prendiamo tutto il tempo possibile. E quindi giovedì sera alle 10 facciamo gli schiaffoni mostrologici per tutti quanti, quindi non solo per voi abbonati. Io intanto ringrazio tutti i nuovi abbonati. E Claudia e tutti gli altri che si sono abbonati questa settimana. Allora, Pacciani versus Aufiero, perché? Allora, Pacciani ne ha dette di tutti i colori, cioè noi lo sappiamo, no? Si è inventato di tutto. Però mi sono accorto di una cosa. A differenza degli altri, noi le cose le vogliamo andare a vedere a fondo. E allora, quando Pacciani dice alcune cose e scrive alcune cose, noi stasera andremo a dimostrare fattivamente nel 2024, perché poi diciamo che per gli inquirenti negli anni 90 era un po' più difficile riuscire a dimostrare le stronzate dei Pacciani, perché poi erano talmente, vabbè, è chiaro che erano talmente palesi le stronzate, insomma. Però noi stasera vi faremo vedere che, avendo a disposizione tutto quello che poi è uscito in questi anni, no? Perché, con tutto il rispetto, ma è molto più facile andare oggi a contestare alcune situazioni che scriveva Pacciani negli anni 90 che magari farlo 5 mesi dopo, 6 mesi dopo, perché magari non tutti gli inquirenti avevano accesso a tutta la documentazione, a tutta la documentazione, anche perché certa documentazione è uscita fuori poi solo negli ultimi anni, quindi certe cose che stavano chiuse in determinati uffici, e non mi riferisco, a uffici delle istituzioni, ma a uffici magari di avvocati o insomma, capite, ma a me, sono venute fuori da poco tempo. Quindi è chiaro che io in questi documenti ho ravvisato la palese falsità, cioè nel senso c'è la prova che questo signore si è costruito esattamente alcuni alibi, chiamiamoli alibi, chiamiamoli alibi, ma più che alibi sono proprio situazioni che vanno a giustificare alcune cose. Per esempio, stasera parleremo di tre situazioni in particolare. Allora, la prima situazione di cui andiamo a parlare si riferisce a ciò che Pacciani dichiara sul 9 settembre 1985, sulla falsa perquisizione del 9 settembre 1985, perquisizione mai esistita, e andremo a vedere il motivo per il quale Pacciani inventa quella storia lì, e soprattutto andiamo a dimostrare che quel fatto lì non può essere accaduto.
lo dimostreremo con i fatti, perché fino ad oggi, con le parole, è stato detto: no, ma Pacciani non se la inventa. No, andiamo a vedere se la inventa e andiamo a dimostrare se lo inventa, che se la inventa questa situazione. La falsa perquisizione del 9 settembre 85, perché Pacciani è stato perquisito e interrogato il 19 settembre 1985, 10 giorni dopo il rinvenimento dei cadaveri, per quanto riguarda il delitto degli scoperti. Quindi il 9 settembre 85 furono ritrovati i cadaveri. Pacciani sostiene che proprio in quel momento i carabinieri di San Casciano, nella persona del maresciallo Lodato e altre due persone, si sarebbero presentati da lui per fargli una perquisizione alle ore 3:30 del pomeriggio. Ok? Noi questa sera vi dimostreremo non solo a chiacchiere, perché non si deve dimostrare solo a chiacchiere, ma coi fatti. Vi dimostreremo che questa cosa non può essere accaduta. Ve lo faremo vedere. Basta un po' di intelligenza, basta un po' di intelligenza, un po' di intuito per andare a visionare alcuni documenti e capire che quello che dice Pacciani è impossibile. Anche se è impossibile già sentirlo di così, insomma, è impossibile, però noi le cose bisogna dimostrarle anche con i documenti, perché se tu le dimostri anche con i documenti, è chiaro che sono insmentibili, no? Allora, ci andiamo a vedere un documento inedito adesso su questo fatto. Poi ci vediamo, andiamo al secondo argomento. Il secondo argomento riguarda il brigadiere Di Bella, perché come tutti voi sapete, il brigadiere Di Bella è andato a testimoniare. Il brigadiere Di Bella, sapete, insomma, chi è? Era di stanza a Mercatale Val di Pesa. Quindi il brigadiere Di Bella che cosa fa? A processo, ma anche a verbale, va a dichiarare che lui non sapeva, cioè non era al corrente del fatto, e soprattutto non ha mai beccato Pacciani di sera fuori. Insomma, non è mai stato preso Pacciani gironzolare de notte, insomma. E questo poi, logicamente, gli avvocati di Pacciani fanno le domande, dice: caro brigadiere, allora lei conferma che Pacciani, lei non l'ha mai visto de notte? Dice: io de notte non l'ho mai visto. Andiamo a vedere il motivo per il quale Di Bella non vedeva de notte Pacciani, perché abbiamo trovato un documento dove vi facciamo vedere perché Di Bella de notte non poteva vedere Pacciani. Lo vediamo subito. Anzi, lo poteva vedere, anzi, lo vedeva, ma lo vedeva in alcuni luoghi. Quindi andiamo un attimo a, scusatemi se sono così criptico, ma ne parliamo tra poco. Il terzo argomento di cui parliamo stasera, perché poi li riprenderemo anche poi più avanti, perché ne ho trovate tante altre di situazioni da smentire, però documentalmente, non a chiacchiere. Perché se io oggi devo ancora sentire i seguaci di Trini Peppe e lo stesso Trini Peppe che ancora credono, dicono o danno il 10% di possibilità che quello che dice Pacciani è vero della perquisizione del 9 settembre 1985, allora siamo arrivati alla frutta. E vi faremo vedere che questi personaggi fanno così, sapete perché? Perché se devono imbonire gli innocentisti, no? Devono fare comunella, perché poi devono andare a fare quelle cene di merda che fanno dei 8 euro a persona. Ma dico io, ma spendete 20, 30, 40 euro, fatevi una bella. Devono andare a fare quelle cene di merda col pezzettino di prosciutto, il melone, cioè le cene di 8 euro, cacciate i soldi almeno, per
far finta di essere amici, perché questi signori fanno finta di essere amici, perché se voi li sentite in privato, questi se ne dicono peste, se dicono peste e corna, se ne dicono peste. Cioè l'Aldo Angeli, che oggi è amico del Bracaglia, cioè oggi fa l'amico del Bracaglia, quando 2 settimane fa si sono detti che sono dei coglioni tutti entrambi, si sono detti, e caso strano 3 giorni dopo sono amici. Aldo Angeli e Trinibet se ne sono dette tutti, stronzo, pezzo di merda, se volevano querelate, tutto, se sono mo sono diventati amici. Allora, per me l'amicizia è altro, non è, queste sono tutte amicizie false, sono tutte amicizie false, perché se voi li sentite privatamente, questi si dicono peste e corna, lo sapete, insomma, non è che ve lo devo dire io, li sentite più voi che io, insomma. E allora vi vogliamo far vedere come è molto importante leggere i verbali, i documenti e gli atti, e soprattutto avere un intuito importante. Mo non è che io voglio dire che io c'ho intuito, però vi farò vedere che tramite un ragionamento logico si arriva alla risoluzione definitiva di queste stronzate che dice Pacciani. Ci si arriva. E allora, il terzo argomento riguarda la l'inquilina della casa dei Pacciani, di via Sognino. Ok? Quindi, Elena Betti. Perché noi, finalmente, stasera tireremo fuori il verbale inedito di Elena Betti e vi faremo vedere alcune cose, perché noi fino ad oggi, anzi voi fino ad oggi, della Elena Betti avete potuto sentire solo la deposizione al processo, ok? Però vi faccio vedere come, e vi invito poi domani ad andare a rivedere la testimonianza della Betti Elena, la trovate su Sufficienza delle Prove, ma credo anche sul canale nostro, ci dovrebbe stare. Andate a riascoltare quella testimonianza lì e paragonatela al verbale che leggeremo stasera, perché vedrete che a processo esce fuori il 10%, come dicevo l'altra volta, di ciò che sta sugli atti, ok? Andate a verificare. Stasera io vi farò vedere il verbale, lo proietteremo tra poco e lo leggeremo insieme. Quindi ce l'avete, ve lo mettete davanti domani e andate a risentire la testimonianza della Betti. Così vedete se ci si può definire esperti della vicenda solo ascoltando le testimonianze a processo e le udienze a processo. È importante sentire le udienze, ma molto più importante è andare a vedere poi i verbali, perché poi dai verbali saltano fuori tante cose che non vengono fuori a processo, ok? Quindi tramite questa storia, questo verbale, noi andremo a dimostrare alcune cose, ok? È il terzo argomento di cui parliamo stasera. Andremo a dimostrare alcune cose, andremo a smentire alcune, frasi fatte che se fanno su questo argomento qua, su questo argomento qua. Allora, ma io direi di cominciare, così almeno andiamo, allora cominciamo col primo argomento, andiamo a proiettare, stasera proiettiamo, documenti inediti. Allora, noi stasera andiamo a proiettare questi scritti di Pacciani che sono inediti. Allora, ad onore del vero, noi questi scritti, in alcune meet private che abbiamo fatto col nostro gruppo WhatsApp, con le persone che stanno nel nostro gruppo WhatsApp, avevamo iniziato a leggerle. Queste sono
sono tutti i memoriali dei Pacciani che non sono usciti, sono inediti. Ok? Allora, se noi andiamo a pagina 20, questo è un block notice pieno, è un block notice pieno, ma ce ne sono tanti altri. Questa cosa qui non è degli anni 90. Block notice non è uscito negli anni 90, quindi gli inquirenti non si sono potuti basare su questo che andiamo a leggere. Vabbè, poi ne ha fatte tante altre, però questi sono usciti, almeno sono inediti e non uscirono in quegli anni dei processi. Ok, allora andiamocela a leggere perché dobbiamo andare a smentire alcune cose. Allora, Pacciani dice: lunedì 9 settembre 85, ore 3:30 circa, venne interrogato dai carabinieri il maresciallo De Lodato, che poi sarebbe Lodato, che voi conoscete. Sentite gli altri chi so, sentite gli altri chi so, e vi si deve attrizzare, dovete attrizzare le orecchie adesso a sentire chi so gli altri che sono andati a fare la perquisizione, sarebbero andati a fare quella falsa perquisizione a Pacciani, che ne avevano un cazzo. Sentite chi so gli altri. Noi sapevamo che era De Lodato, lo sapevamo, no? Lodato. Ma guardate gli altri chi so, guardate Kleber, Tommaso, Giovanni, Serena, Lorenzo, Roberto, Romina e tutti gli altri. Andate a vedere chi sono gli altri. Gli altri sono il brigadiere Di Bella, che è quello che ha detto che Pacciani non uscì mai, non lui non l'ha mai visto de sera, non l'ha mai beccato de sera fuori, e l'altro gli sarebbe l'appuntato di nome Toscano. Ok? Toscano, ragazzi, vi viene in mente qualcosa? Toscano, Toscano è la persona che è stata accusata da Lotti, quindi noi non accusiamo, noi delle Notti del Mostro non accusiamo nessuno, ma Lotti, Giancarlo Lotti, colui che è stato condannato per aver ucciso insieme a Pacciani e Vanni, Giancarlo Lotti dichiara che Toscano era colui che forniva i proiettili cari Pro 22. Questo non l'ha detto Aufiero e non lo dirà mai Aufiero, perché poi Toscano non è, diciamo che questa cosa non è stata confermata, no? Quindi noi ci atteniamo sempre a ciò che viene fuori, ok? Quindi noi non accusiamo nessuno, ma ci limitiamo a riportare che le persone che sarebbero andate a perquisire Pacciani quel giorno, chi dovrebbero da esse, come si dice alla romana? Come, chi dovrebbero da esse? Dovrebbero da esse brigadiere Di Bella, cioè lui a chi fa riferimento? Al brigadiere, cioè come per dire, caro brigadiere Di Bella e caro Toscano, ricordatevi me. Ecco. E allora, brigadiere Di Bella e Toscano, Ok, sono le persone che falsamente dovrebbero essere andate a perquisire quel giorno Pacciani, cosa impossibile, e ve lo diremo tra poco perché è impossibile. Quindi, De Lodato, Di Bella e Toscano erano allora tutti in servizio alla caserma di San Casciano. Se sono sinceri, lo ricorderanno. Inoltre, ci sarà uno scritto di interrogatorio e perquisizione. L'interrogatorio e perquisizione, lo scritto è del 19 settembre 1985, dove Pacciani, tra l'altro, dirà cose diverse di quelle che dice poi qui. Dirà che lui, la domenica, alla festa dell'unità, se n'è andata alle 19, alle 19, alle 7, no alle 21, come dice, come dirà poi in futuro. Se n'è andata alle 19, è andata a casa, ha cenato e poi è andata a giocare, non lo so se è andato lì al circolo, insomma, al circolo a giocare a carte, almeno da quello che dice lui. Ma all'epoca disse che alle 19 lui tornò a casa e non uscì più. Cioè, no, scusate, ho sbagliato io. Alle 19 lui dice nell'85, alle 19 torna a casa e poi va a giocare a carte.
invece poi parlerà invece che ritorna alle 21. Ok? Allora che significa? Significa che lui nell'85 deve dire alcune cose perché sa che potrebbero essere verificate poi queste cose qui. E quindi è diverso da due situazioni diverse, 19 e poi 21. Comunque questo non è quello di cui voglio parlare. Mi suonarono alla porta di casa il campanello e dissero: "Ci apra, dobbiamo parlare con lei." Gli aprì l'uscio di casa e vennero su. Mi dissero: "Siamo in servizio, dobbiamo farle delle domande. Dove si trovava lei ieri sera dopo pranzo?" Le spiegai alla festa a Cerbaglia con la mia famiglia. Disse il maresciallo: "E lo può dimostrare?" E citai tutta la verità, il guasto della macchina e il meccanico Fandoni, cosa che sappiamo tutti che Fandoni non ha assolutamente confermato questa cosa. Mio vicino di casa che la mise in moto, poi dissero: "Ci apra le porte che dobbiamo fare una perquisizione." Perquisirono tutta la casa e alla fine dissero: "Andiamo, andiamo, il Pacciani lo conosciamo." E mi conoscevano perché andavo ogni mattina a lavorare da gazziero e passavo da San Casciano. E li trovavo in servizio nei dintorni del paese. Io rimasi molto sorpreso, le chiesi cosa è successo, maresciallo, l'interrogatorio, la perquisizione. Vedete? Vedete? Vedete che qua parla di interrogatorio e perquisizione. L'interrogatorio e la perquisizione furono fatte il 19 settembre 85, ma mo vediamo quando finiamo di leggere. Ricordatevi, interrogatorio e perquisizione. Il fantomatico giorno 9 settembre 85, interrogatorio e perquisizione. Mi disse: "Non è il solo che si interroga alle 3:30, ma lui parla delle 3:30 del pomeriggio." Mi disse: "Non è il solo che si interroga, una formalità, una formalità." E andarono via. Dopo si seppe in paese dalla TV, dai giornali. Interrogarono questo Giuda del Fantoni, negò dicendo che io non c'ero, dicendo io non c'ero. Due sono i punti del rinnego. Insomma, se la prese a male che non gli fece accomodare la macchina a lui, che preferì portarla al carrozziere Gianni Roberto dove l'avevo comprata, o perché lo citai mandandogli i carabinieri in casa. Sono gente che non hanno piacere che il vicinato si chiede il perché. Che le chiesi il rinnego della verità, lui mi disse: "Mi hai mandato a casa i carabinieri, io non voglio essere disturbato da loro." Io gli dissi il mio parere in merito. C'era sua moglie, ci mancò poco che non mi graffiasse gli occhi. Le tolsi la parola e considerandolo per quello che era. Ma come ripeto, il carrozziere che venne a prendermi la macchina alle 9 del mattino, ragazzi, alle 9 del mattino del 9 settembre 85. Ricordiamoci che diamo per buono che è successa sta cosa, ma non è successa. Ricordiamoci che Pacciani ci aveva a disposizione pure la 500, eh? Cioè Pacciani ci aveva la Fiesta, ma anche la 500 funzionante, ricordiamocelo, e questo qua non viene fuori da questi scritti. La 500 Pacciani non la cita per niente. Ok? E il maresciallo Deodato, la sua scorta, la diranno la verità. Sembra quasi un dire toscano di bella, dite la verità. Che mi interrogarono e perquisirono la casa la sera del giorno 9 settembre 85 alle 3:30 circa. E io mi trovavo a Mercatale. Lui vuole trovarsi. Lui vuole trovarsi, ragazzi. La mattina del 9 settembre 85 e anche il pomeriggio, lui vuole stare a Mercatale, lui deve stare a Mercatale e il motivo è chiaro, ma lo vediamo perché è chiaro. E non a Vicca, 145 km di distanza, andata e ritorno. Che questo infame malvagio alle ore 9 del mattino del 9 settembre 85 era a San Piero Assieme di Vicchio a impostare una lettera intestata al giudice della Monica.
con frammenti dei francesi uccisi da questo maledetto, come dicevano la stampa e il timbro della lettera. Ma io mi trovavo a Mercatale, come ho citato, domando perché si viene a tormentare un povero innocente. Quindi questa storia qui, questa storia dell'interruttore de minima, della macchina rotta, il Pacciani la inventa non solo per l'omicidio, ma la inventa anche per la lettera della Monica, cioè per far sì che lui non si possa allontanare fino a San Piero a Sieve. Sappiamo, insomma, ci stanno 70-80 km di distanza, per andare a imbucare la lettera, perché la lettera sappiamo tutti che è stata imbucata a San Piero a Schieppi. Quindi il signor Pacciani che cosa deve fare? Deve non solo cercare di dimostrare che lui non ha commesso l'omicidio, ma anche che non è andato a San Piero a Schieppi, non poteva andare a San Piero a Schieppi a imbucare la lettera. Un povero innocente che non ha fatto questo male, Dio lo sa, io non sono normale, lo cercano, e non conosco chi sia, altrimenti l'avrei preso con le mie mani e ve l'avrei consegnato quando ero libero, la quale abbiamo dovuto subire tanti padri di famiglia innocenti per questo maledetto senza una colpa. Ci sono inoltre testimoni falsi, che non c'è una parola di verità. Dicono che di notte andavo a tirare col fucile, che non ho mai avuto. Poi Betty Elena, vediamo quanti fucili più tardi vediamo quanti fucili avete in casa dei Pacciani. Quindi fucili lui non ne ha mai avuti, solo uno ad avancarica di 300 anni, denunziato. Poi regalato al mio nipote, dicono di notte andavo a tirare ai fagiani sulle querce con una pistola. Che il fagiano dorme in terra falso, perché l'abbiamo dimostrato, che il fagiano de notte dorme sugli alberi, e prenderli con una pistola bisognerebbe fossero grossi come un somaro. Altro infame è il Castrucci di Monte, che dice che aveva una pistola. Lo conosco perché abita lì, ma non ci ho mai preso confidenze, e a casa mia c'è stata una sola volta a raccomodare il tetto mandato dal proprietario della casa, essendo un muratore, una sola volta in 10 anni. Inoltre, se avessi avuto una pistola, la facevo vedere a lui. Punto interrogativo, la facevo vedere a lui. A quale scopo? Non sono un ragazzo che mi mettevo a giocare. Vanni Mario, altro scemo, che è considerato così da tutti. È uno di San Casciano che faceva il postino a monte e alcune volte si giocava a carte di domenica sera. L'ha bevuta alla cantinetta di San Casciano. Un giorno di domenica sera era la festa a San Donato in Boggio, che la fanno ogni anno. Venne da me dicendomi se lo portavo con la mia macchina pure lui, che aveva guasta la lambretta. Io gli dissi di sì e montò su con me. Fu quando i bambini del mio datore di lavoro mi avevano buttato dentro la macchina la pistola a giocattolo, tirando alle mosche che gli sgridai con la paura che me la graffiassero, e gli cadde dentro. Io la misi nel cruscotto, nel cassetto sopra uno straccio che puliva la macchina. Lui la vide e la voleva prendere in mano. Le dissi di non toccarla. È carica. Questo scemo lo raccontò ai suoi cugini, Walter e Laura. Ma loro, in macchina mia non ci sono mai montati. E raccontò lui a loro quando detti le chiavi ai carabinieri per portarmi la macchina a casa, che fui arrestato per le figlie a San Casciano. Vabbè, era ancora lì. Non ero più andato a lavorare per riportarla. A questi bambini avevo le ferie per accomodare la mia casa. E i carabinieri mi fecero il verbale e me la sequestrarono. Mi fecero passare il processo per questo aggeggio e fui assolto di rendere dal luogo di provenienza, ma non sono mai andato a ritirarla all'ufficio degli oggetti sequestrati, e i bambini dichiararono che era
insomma, erano loro, diciamo. Sentite qua, perché qua. Ah no, questa la vediamo dopo. Allora, praticamente, questa è una. Dopo dobbiamo vedere pure questo. Allora, ragazzi, io vi assicuro, e se ve lo dico io, fidatevi di me, vi assicuro che ho ripreso tutto il fascicolo di Scoperio, ho ripreso tutti i verbali che ci sono a disposizione su Scoperi. E vi posso garantire una cosa, vi posso garantire che il primo verbale fatto dai carabinieri di San Casciano e quindi da Lodato ha come data l'11 settembre 1985. Quindi, per quanto riguarda i carabinieri di San Casciano, il primo verbale che fanno è dell'11 settembre 1985. Gli altri verbali sono stati fatti tutti tra Firenze, Borgo San Lorenzo, Prato, Signa e altri. Ci ho fatto un lavoro importante su questa storia perché era importante dimostrare. Era importante dimostrare che Pacciani è un bugiardo, a parte se sapeva già, ma dimostrarlo in modo certo su questo fatto, perché c'è ancora Trini Peppe e la sua banda dei coglionazzi che ancora parlano di sto 9 settembre 85. Allora noi bisogna dimostrare che siamo più bravi di questi signori. E allora che cosa abbiamo fatto? Siamo andati a riprendere una cosa semplice semplice che si doveva fare, che non è mai stata fatta da nessuno. Abbiamo ripreso tutto il fascicolo completo di Scoperi. Siamo andati a vedere, mi sono preso tutte le verbalizzazioni che sono state fatte, ho preso tutte quelle che sono state fatte a San Casciano, dai carabinieri di San Casciano, Val di Pesa, e a firma Lodato e i suoi sottoposti, e vi garantisco, e ve lo metto per iscritto, perché adesso vi dovrei far vedere 30 verbali, 40 verbali, vi garantisco che il primo verbale che fu fatto alla caserma dei carabinieri di San Casciano è dell'11 settembre 1985, quindi 2 giorni dopo che furono ritrovati i cadaveri dei ragazzi francesi. Quindi non esiste nessun verbale, quindi non solo dei Pacciani, come Pacciani dice che è stato ascoltato, falso. E infatti non esiste nessun verbale del 9 settembre 85 e del 10 settembre 85 che fa riferimento ai carabinieri di San Casciano. Esistono verbali del 9, infatti, tra l'altro, il signor Santucci, Luca Santucci, che ha scoperto i cadaveri e che è stato verbalizzato quel giorno lì, il 9 settembre 85, viene verbalizzato a Firenze, ok? Quindi, se voi andate a vedere il verbale di Santucci, che credo sia di dominio pubblico, non lo so, se dovrebbe essere stato pubblicato, vi accorgete che, ragazzi, che Luca Santucci, che scopre i corpi a San Casciano, e lui è di San Casciano, viene fatto verbalizzare a Firenze, no, dai carabinieri di San Casciano. E allora, ragazzi, se Santucci viene fatto verbalizzare a Firenze il 9 settembre del 1985, che cosa significa? Significa che a San Casciano non c'era nessuno che potevi verbalizzare. Perché? Perché stavano tutti lì. Perché Lodato stava a Scoperi sul luogo del delitto, perché fu portato lì da Santucci. A testimoniare questo, sapete anche che documento c'è? Senza che ve lo faccio vedere, ve l'andate a riprendere, perché tanto è di dominio pubblico pure questo. A dimostrare questo, sapete qualche cosa c'è? C'è il verbale, scusatemi, come cavolo si chiama? Il rapporto Torrisi Congiu su Scoperi. Se voi l'andate a rivedere, il rapporto Congiu Torrisi parte col fatto che alle 2:30
e Pacciani parlerà dei 3:30 del 9 settembre 85, alle 2:30 Lodato si porta sul posto del delitto, sul luogo del delitto, e avvisa Torrisi e gli altri, ok? Quindi lui era sul posto, e tra l'altro c'è scritto che lui rimane lì sul posto. Il documento è rapporto Congiu e Torrisi per quanto riguarda Scopelli. Andate a rivedere. Quindi serviva solo un attimo di cervello, cioè un attimo di intuito. Allora, Pacciani mi dice che Lodato alle 3:30 sta a casa dei Pacciani. Allora io che ho fatto? Ho detto andiamo a vedere se io trovo qualche documento dove c'è scritto che Lodato invece è stata da un'altra parte. E l'ho trovato, è semplice. Situazioni che un Trini Peppe qualsiasi non riuscirebbe mai a fare, perché non ci arriva col cervello. Uno può essere pure laureato, ma se uno è laureato ma non è intelligente, poi la fine che si fa è questa. Allora, che cosa ho voluto, sono andato a vedere io. Allora Pacciani mi dice che alle 3:30 Lodato sta a casa sua. Fammi trovare un documento che invece mi smentisce questa cosa, e l'abbiamo trovato, il rapporto Congiu e Torrisi. Ma soprattutto vediamo un attimo, siccome Pacciani dice di essere stato verbalizzato quel giorno, andiamo a vedere allora se ci sono altre verbalizzazioni dei carabinieri di San Casciano. Andiamo a vedere. Ho ripreso tutto il fascicolo e non esiste nessuna verbalizzazione per il 9 e il 10 settembre 85 per quanto riguarda i carabinieri di San Casciano. Quindi le prime verbalizzazioni partono dall'11 settembre 85 a San Casciano, ai carabinieri. Quindi questa è la dimostrazione lampante e certa che Pacciani mentì. Ma mentì perché mentì, uno può dire no, ma non è vero, così c'è. Adesso abbiamo la dimostrazione certa del fatto che Lodato stava lì a Scopelli, e soprattutto del fatto che non esiste nessuna verbalizzazione di nessun altro testimone. Parliamoci chiaramente, Santucci, se Lodato stava alla caserma dei carabinieri di San Casciano per verbalizzare, Santucci non lo mandavano a Firenze, andava a verbalizzare lì, andava a verbalizzare a San Casciano, invece l'hanno mandato a Firenze, ok? Quindi non esiste nessuna verbalizzazione per il 9 e il 10 settembre 85, e quindi Pacciani è chiaramente un bugiardo, e soprattutto chi gli è andato dietro è ancora più deficiente. Pacciani è un bugiardo, gli è andato dietro un deficiente, parliamoci, deficio, svantaggio, quindi non è una parolaccia, deficiente significa che tu hai un deficio, uno svantaggio, ok? Quindi sono degli svantaggiati, in questo caso mostrologici. Questa è la prima situazione che volevo portare alla vostra attenzione. La seconda, andiamo a vedere la seconda. Quindi noi abbiamo, tramite questo accertamento che io ho fatto, possiamo dire che quello che dice Pacciani è ufficialmente falso. Fino a mo' ci poteva stare il Trini Peppe che diceva una cosa, oggi possiamo tranquillamente e siamo tranquilli nel poter smentire questa puttanata di Pacciani. Allora, pagina 37, andiamo a vedere la pagina 37, perché è molto importante per un altro fatto. Adesso andiamo a vedere la storia di Di Bella. Ricordiamoci che Di Bella, come dicevo prima, è colui che andò a processo a dire che Pacciani lui la sera non l'aveva mai visto in giro. Allora, siccome noi non siamo coglioni, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo sgamato che invece Pacciani ci dice un'altra cosa di Di Bella, e ce l'andiamo a vedere, e così vi facciamo vedere perché Di Bella Pacciani non lo vedeva di notte,
Anzi, se lo vedeva da un'altra parte. E mo ce l'andiamo a vedere. Questo sempre dalle notti del mostro, perché oggi passa il fatto nella mostrologia, passa il fatto che, ma Pacciani però non lo vedeva, Bibella ha dichiarato che non lo vedeva mai di sera, in giro, non l'ha mai visto di sera. Andiamo a vedere perché. Perché questi che fanno? Dicono solo questo, poi dopo però non vanno a scavare dentro, perché se vai a scavare dentro, poi scopri le realtà, come facciamo noi. Scopri le realtà e le realtà sono diverse da quelle che dicono loro, sono queste che noi vi facciamo vedere qua sopra. Scritto da Pacciani, no, da Ufiero, da Pacciani. Ok? Allora. luglio 84, omicidio Boschetta di Picchio, Rondini e Stefanacci. Io avevo preso, vabbè, questa ci arriviamo, è quello che dobbiamo dire. Avevo preso, portando il materiale con la vecchia 500 dalla Sambuca e facevo. Quindi la 500 funziona, ok? Vedi che con la vecchia 500, portando il materiale con la vecchia 500. Lui nell'84 c'ha anche la Fiesta, ok? E lui parla della vecchia 500 che funziona. E faceva il manovale al muratore Giuliano Pucci di Mercatale. Giuliano Pucci, ricordiamocelo. 8 settembre 85, omicidio Scopelli San Casciano, morì Cravesvili. Io lavoravo alla fattoria di Duiano d'Alberto Palombo fino all'85, il 24 settembre, giorno di arresto per la figlia. Da notare, l'8 settembre 85, ore 3:30, ripete sempre le stesse cose. Pomeridiana, era a cena alla festa dell'unità con la mia famiglia. Avevo comprato la Ford Fiesta nuova dalla carrozzeria Gianni Roberto di Mercatale, dando indietro la 600 rotta. Quindi lui dà dietro la 600 e rimane con la Fiesta e con la 500 funzionante, con 20 anni di vita, e l'avevo poco adoperata, poiché solo 700 km sono segnati sul cruscotto. Né rimetterla in moto, né ritorno a casa, non volle entrare in moto. Allora chiamai il meccanico vicino di casa. Noi sappiamo che questo episodio si è verificato con la 500 anni prima e non nell'85 con la Fiesta. Chiamai un meccanico vicino di casa in Piazza del Popolo 7 di Mercatale, Fantoni Marcello. Mi disse di non insistere con la chiave, scarichi tutta la batteria e non parte. Ho visto che è bruciato un interruttore di minima. Ora si prova con i cavi attaccati alla mia batteria. Ripartì, arrivai a casa alle 22 circa. Alle 22 circa, quando lui invece nell'85 dice di essere tornato a casa alle 19, e che poi è uscito e è andato a giocare a carte. Ricordiamo, è andato al circolo. Adesso non ricordo. La mattina del 9 settembre 85 telefonai a Gianni Roberto, mandò l'operaio col carro attrezzi e la portò a riparare in officina. La sera, sempre del 9 settembre 85, alle ore 3:30 pomeridiane, vennero a casa mia il maresciallo derotato, ancora questo derotato, dei carabinieri di San Casciano a interrogarmi, e due carabinieri mi domandarono dove ero la sera, il giorno 8 dopo pranzo, alla festa Cerbaia. Risposi che mi dissero, lo può dimostrare, e ripete un'altra volta la stessa cosa. Citai la persona che mi mise in moto una macchina per il guasto, Fantoni Marcello. Quando lo interrogarono, disse io non c'ero la mattina in piazza dei Chiesi. Il perché del rinnego della verità, mi disse, hai mandato i carabinieri, insomma, quello che abbiamo letto qui. Perché mo noi dobbiamo arrivare a un determinato punto, perché è importante. Ma il carrozziere confessò, i carabinieri andarono in carrozzeria a vedere, falso, questo è falso, non risulta da nessuna parte, e la mia macchina era lì. Il maresciallo dei carabinieri lo fece, invece, fece il verbale di interrogatorio. Il verbale di interrogatorio lo sappiamo che è del 19 settembre 85, non del 9, e che il maresciallo dei carabinieri il 9 non fece proprio un cazzo, perché non fece nessuna verbalizzazione, l'abbiamo detto, nel 9 e nel 10, partirono dall'11. Della perquisizione che mi fecero in casa, sempre il 19 settembre, ci sono i verbali.
E allora c'erano in caserma due carabinieri che conoscevo bene, attenzione perché mo è importante, che ero amico. Uno l'ha puntato toscano, caro Lotti, cari signori che mi ascoltate stasera, cari signori, caro Kleber, caro Chimera, cara Chimera, caro Roberto, cara Romina, Giovanni, Serena, Lorenzo e chi più ne ha più ne metta. Amico, allora, ero amico, uno era l'appuntato toscano di nome, che veniva a caccia. Sentite qua, ma questo io lo dico, lo sai a chi lo dico? A Romina, vallo a dire a tutti, a Quaglia, a Flaminelli, a tutti. Sentite qua che dice Pacciani, Romina, ci sei? Senti qua, sentite che dice Pacciani. L'ha puntato se, no? Che veniva a caccia a monte, veniva a caccia a Monte Filidolfi, a Sant'Anna, dove abitava Pacciani. Veniva a caccia pure toscano, cara Romina, eh? Se, capito? Tu sai a che mi riferisco. Dove sta qua? Che veniva a caccia a Monte Filidolfi di San Casciano, dove stavo io? Dove stavo io? Quindi praticamente te conferma che alla fin fine quasi quasi andavano a caccia insieme questi, caro cara Romina e cari tutti. Ok? Che veniva a caccia a Monte di San Casciano, dove sono stato io. E uno, il brigadiere Di Bella, che stava di casa a Mercatale, sentite qua ragazzi, perché ne vedete delle belle adesso. E veniva di sera al circolo dell'Agri del prete Mercatale. Quindi la sera Di Bella non poteva vedere Pacciani perché stava a giocare a carte. Non stava a fare, andava a giocare a carte al circolo Agri del prete Mercatale, a carte con Pacciani. Porca puttana, porca puttana, e questo non l'ha detto mai nessuno. Porca puttana, lo dico un'altra volta. A carte con Pacciani ci si andava a giocare e al circolo Agri. Ecco perché Pacciani non si vedeva mai in giro de notte, perché si andava a giocare come un cazzo pure oggi, qua. Perché si andava a giocare a giocare a carte. Ecco perché non lo vedevano Pacciani in giro, capito? E poi vanno a processo a dire che non hanno visto Pacciani de notte quando l'hanno visto tutti. Quando l'hanno visto tutti, persone che l'hanno visto fuori dalle macchine. Ci sono almeno 15 testimonianze di persone che se lo sono ritrovati fuori dalla macchina mentre stavano a trombarmo, con tutto rispetto per tutte le donne, che stavano a fare roba. Ok? Il brigadiere Di Bella stava a giocare, andava a giocare a carte la sera, invece di andare a vedere Pacciani se stava in giro. Ok? Al circolo dell'Agri, del prete de Mercatale. E non lo dico io, lo dice Pacciani. Perché non andate sul gruppone a dirle queste cose? Andate a dire, guardate, Caufiero ha trovato uno scritto di Pacciani dove c'è scritto che il brigadiere Di Bella la sera, invece di andare a controllare Pacciani e gli altri, stava a giocare a carte la sera, andava a giocare a carte la sera. Oh, fammi calmare. Fammi calmare. E poi ti presenti a processo a dire che Pacciani non, io non l'ho mai visto di sera, che girava di sera. Stavi a giocare a carte? È normale che non vedi di sera. Giocavi a carte la sera. Giocavi a carte, lo dice Pacciani, no io. Andatelo a dire ai due, ai cosi, a quelli che parlano, ma però Di Bella dice che non ha mai visto Pacciani. Risolto il mistero di Sant'Anna. Ma risolto anche Romì, risolto il mistero di Bella che non vedeva Pacciani. Sta a giocare a carte la sera, è normale che non vedi Pacciani. O lo vedi lì a giocare con te, magari.
Basta tirar fuori quello che sta scritto sui verbali, ragazzi. Quindi, la morale di tutto ciò è che Di Bella è andata a processo a dire, e quello che andiamo a risolvere noi, andò a dire, a processo, ma soprattutto a dire anche a Lamberi e Venturini, perché tra l'altro fu interrogato dalla SAM, Di Bella, andò a dire che lui Vacciani di sera non aveva mai visto in giro. Quando invece Vacciani dice che questo la sera se ne andava a giocare a carte al Circolo Ari. E quindi è normale che se te stai a giocare a carte, magari te sta a fare pure una biretta mentre stai a giocare a carte, no? Vacciani magari sta a fare qualcosa che non deve fare, magari a guardare, a fare il guardone. Ecco perché se dormite a Mercatale e a San Casciano, se dormite e andate a giocare a carte, è normale che non lo trovate Pacciani, che lo trovano gli altri, ok? E allora ripartiamo. L'ha appuntato Toscano che era un amico. L'ha appuntato Toscano che era un amico. Che ero amico dell'appuntato toscano, eh? Quando ancora Lotti non dice niente, ricordiamolo, quando ancora Lotti non ha detto nulla. Uno è l'appuntato toscano che veniva a caccia a monte di San Casciano, dove stavo io, toscano. Ma vi rendete conto che notizia che ci sta dando Pacciani da qui? Romì, io faccio, ma vi rendete conto che qua ci sta una notizia clamorosa che Toscano andava a caccia a casa dei Pacciani là a Sant'Anna? Ma questa è una cosa importantissima, di una gravità assurda, eh? Questa. L'amico e il brigadiere Di Bella che stava di casa a Mercatale e veniva di sera al Circolo Acri del prete de Mercatale. E credo che siano ancora in servizio alla caserma di San Casciano. Possono testimoniare pure loro, oltre al maresciallo Deodato. Quindi questa cosa qui è una richiesta d'aiuto. Non mi venite a prendere per il culo. È una richiesta di aiuto a uno che è un amico, a un toscano che è un amico, a un conoscente magari che è Di Bella. Per me è così. Dunque, io ero a Mercatale senza macchina, falso, falsissimo, perché intanto non è vero un cazzo il fatto della fiesta, e è stato smentito. Ma tu ci avevi al limite anche la 500, quindi non diciamo cazzate. Interrogato e perquisito la casa, e questo maledetto era imbossare una lettera a Vicchio, ore 9, timbro postale 145, andate e ritorno al giudice della Monica, come dicevano i giornali. Quindi questo era il secondo argomento di cui dovevamo parlare, e abbiamo dimostrato il fatto che quando Di Bella disse alcune cose, Di Bella un po' parlava dei Pacciani, perché se la sera te ne vai a giocare a carte è normale che Pacciani non lo vedi in giro, non lo vedi, lo vedono Agomanni, lo vede la Scilla Lapini, lo vede Lapini Paola, lo vede Pierini, lo vede Iandelli, lo vedono tutti gli altri quelli che l'hanno visto. Lo vede Saponaro, lo vedono tutti quelli che l'hanno visto. Una miriade di persone che parlano dei Pacciani fuori dal finestrino, che si vedono Pacciani fuori dal finestrino a guardare, a far guardare. E qui c'è, nel 2024 abbiamo ancora i coglioni che vanno in giro a dire che Pacciani non era un guardone. Passiamo, allora io adesso interrompo la condivisione perché dobbiamo passare al terzo argomento della serata. E poi andiamo a chiudere perché poi altri argomenti li tratteremo nelle prossime puntate. Allora, introduciamo quello che andremo a vedere adesso.
Elena Betti. Elena Betti è l'inquilina di casa di via Sonnino, quando Pacciani abitava a Piazza del Popolo. Ok? Allora, io vi dico una cosa. Vi invito a fare, bevo un po' di cetrata per riprendermi un po' con la voce. Allora, io vi invito a fare mente locale su una situazione. Che cosa ha sempre detto Pacciani e anche i complottisti, anche i negazionisti, sul proiettile trovato nell'orto a Via Sonnino, nell'orto di Via Sonnino? Come si giustificano sempre? Una delle giustificazioni è quella: ma io non abitavo a Via Sonnino in quel periodo, io stavo a Piazza del Popolo. E tutti quanti gli vanno dietro, logicamente, no? Tutti vanno dietro a questa situazione, no? I mostrologi da adesso dicono: hanno trovato il proiettile calibro 22 nell'orto quando Pacciani lì neanche ci viveva, lì a Via Sonnino, perché viveva a Piazza del Popolo. Ok? A parte che stiamo a parlare di poche centinaia, di qualche centinaio di metri di distanza, insomma, siamo a pochissimo di distanza, ma pure di meno forse. Però una delle scuse è sempre questa, quella: no, ma Pacciani ci abitava là, come è possibile che c'ha 5-6 anni di interramento sto proiettile, e quando Pacciani ci abitava lì non c'era? Allora io vi dico una cosa, andiamoci a leggere il verbale di Elena Betti, perché ne vedremo delle belle adesso, perché di Elena Betti noi conosciamo solo la dichiarazione a processo. Noi ci andiamo a vedere, e chiedo scusa alle donne, perché verranno fuori delle situazioni un po' scabrose da questo verbale, chiedo scusa a tutte le donne, ma noi queste cose le dobbiamo far vedere, perché noi dobbiamo ricostruire la verità. Quindi se c'è da far vedere qualche un linguaggio non congruo, magari per una donna, ma pure per gli uomini, ma soprattutto per una donna, e beh ragazzi, siamo tutti adulti, quindi andiamoci a vedere cosa ci dice Elena Betti. Ok, io logicamente per privacy ho missato dati sensibili e quant'altro. Allora, verbali di dichiarazioni rese da persona informata sui fatti. Nella persona di Betti Arena, nata a Firenze, professione infermiera, fisioterapista presso Puntini Puntini. L'anno 93, a D15 del mese di febbraio, alle ore 17:20 negli uffici della squadra mobile sezione SAM della questura di Firenze, innanzi a noi sottoscritti ufficiale ed agenti di VG, ispettore Lapperi Riccardo, assistente capo Venturini Alessandro, agente Spina Mario, appartenenti al predetto ufficio, è presente la nominata in oggetto, la quale, sentita in merito alla sua conoscenza passata con Pietro Pacciani, attuale indagato per i delitti del mostro di Firenze, dichiara quando segue: fate molta attenzione, perché dobbiamo stare attenti un attimo, fate attenzione, perché poi dobbiamo sviluppare un ragionamento. Ho sempre esercitato l'attività di fisioterapista presso lo yacht di Firenze dal 1970. Sono legalmente separata da mio marito T.A. Di fatto vivo per conto mio dal 1974. Dal matrimonio è nata mia figlia di anni 26, che abita per conto. Mia figlia M, credo. Di anni 26, che abita per conto suo in via Tardetari.
Ricordo che all'inizio del 1985, attenzione, 1985, che cosa ci dice l'interramento del proiettile? 5 anni? Ci dice 5 anni, però 5 anni possono essere pure 6, possono essere pure 7, insomma, no, io non credo che si possa stabilire al 100%, però si parla pure dei 5 anni dell'interramento del proiettile, a differenza dei coglionazzi che parlano che hanno parlato di acido muriatico per l'invecchiamento e queste cose. Anche R62 ha detto che la storia dell'acido muriatico è una puttanata pazzesca. Quindi siamo a questo livello, eh? Allora, 1985. Trovai un piccolissimo appartamento in locazione a Mercatale Valdivia, in via Sonnino numero 28. Attenzione perché è importante questa cosa, è 85. Il proprietario era Pacciani Pietro e gli pretese lire 300.000 mensili che io gli pagavo regolarmente alla fine di ogni mese. A volte veniva lui a riscuotere, quindi Pacciani a volte andava a via Sonnino. Ok? Pacciani andava a via Sonnino a riscuotere i soldi. Ma mo vediamo altro. Altre volte andavo io nella sua casa di Piazza del Popolo 7. Di lui ricordo che era un tipo violento, prepotente, minaccioso e molto autoritario con le figlie e la moglie. Egli non voleva. Andate poi, io vi dico una cosa. Andate poi, voi vedetelo sto verbale, magari mettetevelo davanti domani, e poi andate a rivederla oppure dopo la trasmissione. Andate a riascoltare la testimonianza di Arena Betti, perché quello che esce fuori a processo non è tutto quello che esce sui verbali. Ok? Quando io dico questi Bragaglione, Maurizio Linit, questi che si sentono protagonisti perché si sono ascoltati tutto il processo con le cuffie qua, come il supercampionissimo, si sono ascoltati tutte le udienze e si credono di essere di sapere più di tutti, invece ne avere un cazzo. Andatevi a sentire la deposizione di Arena Betti e andate a vedere se ci trovate nella deposizione quello che sta scritto qui. Perché logicamente a processo non gli fanno tutte le domande, normale. Di lui ricordo che era un minaccioso molto autoritario con la moglie. Egli non voleva che Rosanna e Graziella mi rivolgessero la parola e le sgridava violentemente dicendo una cosa non vera, e cioè che ero io a non volerle. Tra virgolette, lasciate stare l'Elena che ha da fare, altrimenti non vi porto, insomma, non vi fo questo, non vi porto da questa parte, insomma. Suppongo che le percuotesse quando erano fuori dalla mia vista. Egli mi dava del tu ed io facevo altrettanto, perché non avendolo autorizzato a certe confidenze, gli volevo far capire che non ero intimorita da lui. Una volta rimasi chiusa fuori di casa e mandai mia figlia Emme a chiedere al Pacciani la copia delle chiavi. Egli, come di consueto, usò termini del tipo tua madre è una stronza, non capisce niente. Quando io andavo a pagare l'affitto a Piazza del Popolo, ricordo di aver visto un ambiente estremamente squallido e sudicio alle pareti. Questo vi dico che è un verbale, l'ho cercato in questi giorni, è un verbale, l'ho cercato in rete per vedere se questo è un verbale inedito, quindi non l'ho trovato nei siti e nelle cose. Ho visto un ambiente estremamente squallido e sudicio alle pareti. Uno o due fucili da caccia, tipo doppietta. Quindi praticamente Elena Betti ci dice che Pacciani a casa, Piazza del Popolo 7, c'aveva due fucili attaccati alle pareti. Uno tipo doppietta, animali imbalsamati, sicuramente una civetta, dice, una cartucciera,
un quadro che vedo anche in questo ufficio, con uno scheletro vestito da generale ed un serpente che minaccia di mordere la vagina del corpo di animale dello stesso generale, nonché dei quadri o figure forse di persone nude, ma non sono sicura. Sentite qua, eh? Il Pacciani si vantava di catturare della selvaggina e per vantarsi diceva a volte: io c'ho la pistola, se mi rompono i coglioni io la tiro fuori. Questo non lo dice Ofiero, ricordiamo. Ho avuto spessissimo, attenzione perché questo è fondamentale, drizzate le orecchie tutti, questo è fondamentale per quello che andrò a dire dopo. Ho avuto spessissimo la sensazione di essere spiata dal Pacciani mentre stavo all'interno del quartierino di Via Sonnino 28. Il quartierino di Via Sonnino 28 è dove fu trovata l'orto, diciamo, l'orto dove fu trovato, diciamo, il, insomma, lì nella casa dove fu trovato il proiettile. Quindi Pacciani a Via Sonnino 28 ci andava, quando io ho sempre detto, secondo me dopo gli omicidi Pacciani non andava mai a casa, non tornava a casa, ma andava sempre lì a Via Sonnino, che ne so, a lavarsi, a rifocillarsi, a calmarsi, a fare qualcosa. Qui invece la Elena Betti ci dice che l'andava, ho avuto spessissimo la sensazione di essere spiata dal Pacciani mentre stavo all'interno del quartierino di Via Sonnino 28. Lo udivo, attenzione, lo udivo camminare dietro le porte e finestre, quindi stava lì, stava. E mi preoccupavo che fossero ben chiuse, perché spesso egli, specialmente quando aveva bevuto, ricordiamocelo, bevuto quando stava ubriaco pure, attenzione, diventava una bestia e batteva alla porta per entrare, tanto che alcune vicine, allo scopo di venirmi in aiuto, mi chiamavano a voce alta per dissuadere lui dal continuare. Diventava particolarmente cattivo quando ricevevo delle amicizie maschili. Attenzione a tutto. Vedete? Andate a sentire il processo, andate a sentire la testimonianza, andate a sentire le udienze e vedete se ci stanno scritte tutte queste cose. Quando quelli che dicono, si mettono con il super cambio, ho vinto qualche cosa? Ho vinto qualche cosa? Niente? Niente? Questi così fanno. Questi così fanno, se credono che mettendosi due cuffie e la felpa quella lì con la zip bianca e rossa del super campionissimo alla Paolo Andoni, se credono che conoscono tutta la vicenda, non dice ne avere un cazzo, perché si debbono leggere gli atti, perché negli atti molte cose, a processo molte cose non vengono fuori. Questo qua non è venuto fuori, adesso ci saranno delle dichiarazioni dei Pacciani che te fanno rabbrividire, che non sono venute fuori a processo. E voi che state qui stasera, ce le vediamo insieme queste cose, sull'unico canale che fa corretta informazione su questa vicenda. Diventava particolarmente cattivo quando io ricevevo delle amicizie maschili. Allora lui urlava: cosa fai lì dentro? Che stai chiusa? E stava lì, lì a Via Sonnino, dove il proiettilino, dove fu ritrovato il proiettilino, ricordiamocelo. Che stai chiusa? E quando si diceva Pacciani, no, Pacciani abitava di là, non ci stava mai là, non ci stava mai a Via Sonnino, non ci andava mai a Via Sonnino. Che stai chiusa? Chi ti credi di essere, stronza? Gli diceva. In altri momenti, quando era in buona, mi chiedeva di come facevo all'amore. Quindi se io chiedo scusa mo alle donne che ci seguono, ma siamo tutti adulti, l'ho premesso già prima del verbale, ma sentite qua che cosa viene fuori, perché a processo queste cose Maurizio Linit, detto socio Aruda,
Bragaglione, tutti il servo pastore. Questi qua non vogliono fare i protagonisti, ma non le sanno queste cose. Quindi non gli possono rispondere. Non gli può, manca Ovviero lì. Lo volete capire che manco io là sopra? Manco io perché io li faccio star zitti con 2 minuti. Questi ci riescono, ci mettono, ci provano tutto qua, ma non ci riescono perché non... Vedete che cosa viene fuori poi? Sentite qua. Quando ero di buono, mi chiedeva di come facevo all'amore. Pensiamo un attimo. Egli era entrante. Voleva sapere particolari intimi e specie in estate. Quando ero vestita in modo più leggero, mi diceva: qua io dovrei far così, dovrei mettere, ma ce l'avete davanti. O leggetelo pure voi, insomma, no? Leggetelo. Te sei molto bella, specialmente in natura, alludeva alla vagina, e nelle poppe. Non ve lo devo dire io che so, insomma, vagina e poppe, ok? Altre volte mi diceva: come fai senza fare all'amore? Da ciò intuivo che mi controllava e che sapeva benissimo che non avevo un compagno fisso, ok? Questo qua, andate a sentire, non viene fuori queste cose qui. Posso citare delle persone che possono testimoniare che tipo fosse il Pacciani. Una mia amica, CF, infermiera, gestoria farmacia della Piazza del Popolo in quegli anni. Se vi può essere utile, Pacciani si serviva di una sarta di mercatale che si chiama GB e era molto abile nel tagliare la stoffa. E lei non aveva altro che da cucire vari pezzi che le forniva il Pacciani. Dal Pacciani andava ogni tanto un postino che ho riconosciuto in una fotografia da voi mostrata, che mi dite chiamarsi Banni Mario. Allora, quello che ti voglio dire io, che voglio dire a voi questa sera qua, è questo. È che magari uno dei tanti giorni che questo andava a spia questa, magari pure quando stava ubriaco, e potrebbe essere cascato il proiettilino che magari stava in tasca nei pantaloni e potrebbe essere cascato il proiettilino, no? In una di queste occasioni, quando magari si metteva dietro alle finestre o quando potrebbe essere cascato il proiettilino, quello che si dice che è stato messo, che ancora si dice che è stato messo, quando neanche il più deficiente degli inquirenti, neanche il più imbecille degli inquirenti avrebbe messo un proiettile non esploso, cioè un proiettile inesploso, quando se tu vuoi incastrare una persona, non c'è, cioè tu vuoi incastrare Pacciani, ti bastava prendere un bossolo preso dai delitti, da una delle scene del crimine, falsificare i verbali, quindi farne risultare uno di meno, e lo mettevi dentro l'orticino dei Pacciani. Allora tu quando andavi a zappà dopo, no? Quando andavano a zappà e quando Perugini vedeva il coso, se si vedeva, poi o tiravano fuori quel coso lì e vedevano che non era un proiettile, era un bossolino che era compatibile con gli omicidi e gli facevano il culo, gli facevano un culo grosso come un secchio a Pacciani. Quindi basta con questa storia che è stato messo il proiettile. Gli inquirenti non sono dei coglioni come voi. Se volevano incastrare Pacciani, gli mettevano il bossolo. Gli mettevano il bossolo e avevano preso il mostro di Firenze. Certo, oggi gestavano tutti questi coglioni qua che vanno in giro a parlare. Oggi Aldo Angeli stava a mischiare le cose, a mischiare le come si chiamano? A mischiare le fibre e non c'aveva il canale. E Quaglia stava a fare la bagna cauda, magari a qualche ristorante torinese. Quell'altro, magari ce lo vedevamo al circo, la cosa, Flamini. Sì, gli inquirenti mettevano un bossolo, come avrebbero, e volevano incastrare Pacciani. Oggi tutti questi stavano tutti a casa e magari io e voi neanche ci conoscevamo.
Io non c'avevo il canale, mi stavo a fare i cazzi miei, mi facevo i cazzi miei, voi mi facevate i cazzi vostri, nella vostra vita, non ci conoscevamo. Io non mi conoscevo con Tommaso, non mi conoscevo con Battisti, non mi conoscevo con Pesi. Invece noi oggi siamo qui perché c'è gente ancora che dice le stronzate su questa storia. Quando gli inquirenti, secondo non Castrapacciani, bastava prendere un bossolo, ce l'avevano a disposizione, glielo buttavano dentro e l'avevano, cioè non esisteva neanche i processi se dovevano fare, se gli trovavano il boss, neanche i processi erano una formalità, sarebbero stati una formalità. E allora io dico, chi c'è questa signora che dice che abita lì a via Sognino, a casa dei Pacciani, e che dice questo mi veniva dietro le finestre, mi controllava, mi faceva questo, stava spesso lì. E allora io la butto lì. Era ubriaco, tra l'altro, in alcune situazioni. E se il proiettile fosse cascato in un'occasione di queste? Ma questa è una mia supposizione. I fatti però sono altri. Quando io sento dire che Pacciani non frequentava quel luogo, è una cazzata. Pacciani ci andava. Io ho sempre sostenuto che secondo me ci andava dopo gli omicidi. Ma questo verbale ci dice che ci andava a fare altro lì. Andava a romper cazzo a quella, perché parliamoci chiaramente. Papale, dai ragazze, ci siamo, scusatemi care ragazze. Se la voleva trombare, cioè se la voleva... facci roba, ecco, questa è la realtà dei fatti, ok? Perché uno che dice tu sei molto bella specialmente in natura, e allude alla vagina, e nelle poppe, che sono le poppe? Allora, le poppe, sapete che sono? Le poppe, se tu vai a Firenze, che cosa? Io quando sono andato a Galluzzo, sono arrivato, mi sono andato a fare un bel panino con l'ambredotto lì al chiosco del Galluzzo. Sapete che ho visto scritto là sopra in grossa oggi poppe, nel senso oggi c'è la poppa, il panino con la poppa, se volete, capito? Ho detto cazzo, panino con la poppa, insomma mi farebbe un po', però oggi poppa c'era scritto, quindi vi chiedo a voi che cosa sono le poppe, quindi poppe e vagina. Lo dice lui, non è, cioè, lo dice lei, non è che... E ci andava, l'andava a controllare, perché lei si accorse e che sapeva benissimo che non avevo un compagno. Quindi altre volte mi diceva come fai senza fare all'amore, e da ciò intuivo che mi controllava e che sapeva benissimo che non avevo un compagno fisso. Ok? Ecco Lorenzo che logicamente... entra nella capite? Quindi spero di essere stato chiaro, no? Insomma, se sa, insomma, io arrivo a oggi poppe, panino con la poppa, quindi io non me lo so fatto perché, insomma, non lo so com'è, ma ho preferito il lampredotto, dai, diciamo così. Allora ragazzi, io avrei terminato questa sera, queste erano le prime tre situazioni che io ho trovato, ma continuerò a cercare. Questa settimana l'ho impiegata andando a riprendere il fascicolo dei scopedi e andare a verificare tutti i verbali di San Casciano Val di Pesa dei carabinieri, per vedere se usciva fuori un verbale del 9 settembre che quindi mi dimostrava che il lodato stava lì a interrogare la gente. Invece non esiste né del 9 né del 10, partono dall'11, ok? Questo l'abbiamo detto. Quindi la storia del Pacciani del 9 settembre è una bufala, è una cazzata. Abbiamo detto della storia del Di Bella, che questo la sera non poteva trovare Pacciani perché spesso se ne andava a giocare a carte, gli a circolarli dal prete, lo dice Pacciani, non a Ovvero. E come terza situazione abbiamo trovato questa della Betti, che la Betti ci dice chiaramente che Pacciani molto spesso nell'85 stava lì, a via Sonnino, anche se non ci abitava.
No, ma il proiettile non ci abitava Pacciani lì all'85, no, ci stava sempre lì, spesso, e ce lo dice la Betti. Ok? Allora, andiamoci a leggere i messaggi e poi andiamo a chiudere. E poi vi aspetto giovedì sera, per augurarci poi pure buona Pasqua. È proprio il ritrovamento di un proiettile inesploso che demolisce le teorie complottistiche. Della Pierseo. Se l'arma era in mano alla banda ex Sivar, bastava sotterrare quella o un bossolo. Un bossolo, caro, cara chimera, o caro chimera, un bossolo. Se tu vuoi incastrare Pacciani, ce l'hai a disposizione. Prendi un bossolo e falsifichi il verbaluccio. Perché se può... Allora, cara chimera, ma come nell'82 imbrogli l'hanno voluto fare? Hanno messo i bossoli, come dire, hanno messo i bossoli nel fascicolo de Signa, hanno tolto quelli, hanno fatto un casino e hanno fatto risultare. E un bossolino al coso dei Pacciani non glielo mettono, non glielo possono mettere. Allora prendete per il culo la gente, perché se queste sono persone che riescono a fare quello che è stato fatto nell'82, no? Ma come è stato fatto quello nell'82? Come è stato fatto questo depistaggio che si dice? E poi quando c'è da mettere fa Pacciani, non sono capace a metterci un bossolo dove lo veramente lì lo metti in mezzo alla merda col bosso. E infatti il fatto che sia stato ritrovato un proiettile è chiaramente indice del fatto che quel proiettile lì non ce l'ha messo nessuno. Quel proiettile è caduto in qualche modo a Pacciani. È caduto in qualche modo che noi non possiamo sapere a Pacciani. Anche perché era deformato, era stato dentro una pistola, queste cose le sappiamo. E attenzione, attenzione, voglio dire una cosa su Eri 62, ne parlerò anche giovedì, perché mi risulta che Eri 62, che ha molto dormito in questo periodo, dorme, lui dorme, dorme molto, mi risulta che è arrivato secondo perché primo so io, a dire che manco per il cazzo, scusatemi, care donne, è artefatto il proiettile, l'ha detto lui, no Aufiero. Allora, prima era solo Aufiero a dirlo, ora c'è sta pure Errigone Manieri, ok? Errigone Manieri che ne se può dire quello che te pare, però sa, a livello di balistica qualcosa ci capisce, no? Ok, quindi pure Manieri adesso dice che manco per il cazzo è artefatto quel proiettile lì e che quindi Minervini si è completamente sbagliato. L'avete visto sul gruppone, no? O su, cioè, a me mi sono arrivate delle... ho visto, insomma, no? Però, caro Eri, le dici anni dopo queste cose. Cioè, mi hai fatto fare una figura di merda. Cioè, sono solo io che dice che non è artefatto. Ma avete fatto per anni, io sono andato contro i mulini a vento e oggi mi devo vedere un esperto di balistica che mi dà ragione. Ma ragazzi, ma basta leggere le perizie, non serve un grande esperto, basta leggere la perizia Minervini, che con tutto il rispetto per Minervini, che sarà un grandissimo esperto balistico, un grande perito balistico. Ma è piena di errori quella perizia lì. Errori, io non parlo di mala, ci mancherebbe altro, malafede o ci mancherebbe altro. Errori umani, e sbagliare, tutti possono sbagliare. E mi fa piacere, anche se tardivamente, molto tardivamente, qualcuno dà ragione a moi, a noi che lo diciamo da tempo. Quindi la storia del proiettile è una cagata pazzesca, come la corazzata con Potëmkin, ok? È una cagata pazzesca. Allora, Tommaso, grande Lorenzo, tu c'hai le puppa a pera, dice il grande
Nudi, riportato da Lorenzo. Nudi, uno dei miei grandi, degli attori miei preferiti. Serena dice, cioè manda la figlia a dire al Pacciani che è rimasta fuori casa sapendo che è un violento. Che brava mamma. Beh, stava là lei, eh. Calcola che Serena, Piazza del Popolo e Via Sonnino, io penso che siano, ci sia meno dei 100 metri di distanza. Eh. Stiamo a parlare di case abbastanza vicine, insomma. Sogno di Paracelso, si aiuta della mostrologia. Romina ci dice: questo di Bella mi sa che Pacciani non lo vedeva perché chiudeva entrambi gli occhi. Idem Toscano. E molti, secondo me, si sono sfoderati gli occhi di prosciutto, cara Romina. Secondo me, molti. E chissà poi perché Pacciani chiede aiuto a. A chi chiede aiuto Pacciani, Romina? A quello che va a caccia a Sant'Anna, ok? Buonasera Gerardo. Romina ci dice risolto il mistero di Sant'Anna. Io l'ho risolto già da tanto tempo, cioè adesso ne abbiamo parlato pubblicamente, ma queste cose insomma io le so da un po' di tempo. Tommaso, allora ragazzi, è nato il bambino di Tommaso. Che si doveva chiamare Marco, ma non si è chiamato più. Non si è chiamato più. E oggi l'ho visto, ho avuto modo di vederlo. Ragazzi, ma pure un po' somiglia, diciamo, mi somiglia. Quindi, auguri a Tommaso e alla sua consorte. Felicitazioni, caro Tommaso. Buonasera a tutti. Buonasera Roberto, buonasera Romina, buonasera Giovanni. Kleber ci dice, devo dire, dopo 15 minuti di Chip e Chop sono nel posto giusto. Ciao cara Serena, ciao Kleber, ciao Lorenzo. E abbiamo finito. Allora ragazzi, io vi do appuntamento. Allora, con la puntata di stasera abbiamo finito. Io continuerò ad approfondire, continuerò a cercare riscontri a tutte queste puttanate che dice Pacciani, ma riscontri reali, come quelli di stasera, insomma. Cioè, mi sembra che quelli di stasera siano riscontri abbastanza importanti, soprattutto il primo, quello dove abbiamo dimostrato che a San Casciano i carabinieri i primi verbali li fanno l'11 settembre 85. E continuerò a lavorare su questo. Non so se nelle prossime puntate parleremo di questo, vediamo se trovo qualcosa, andremo ad implementare il discorso che abbiamo iniziato stasera. Altrimenti cambieremo argomento, perché tanto ce ne abbiamo tanti, non è che, però poi andremo, come troverò qualcosa, andremo a tornare, torniamo su questo, su quanto detto stasera. Allora, lunedì prossimo è Pasquetta, quindi non ci saremo. Quindi vi do appuntamento giovedì, dove ci saranno gli schiaffoni mostrologici e praticamente poi sono visibili a tutti. Quindi diciamo che lunedì, essendo Pasquetta, ci prendiamo una giornata di riposo e ci vediamo giovedì sera per sia per gli schiaffoni, ma poi per gli auguri di Pasqua. Fermo restando che poi con molti di voi ce li daremo pure su WhatsApp. Quindi io vi saluto a tutti, ragazzi, e pure stasera penso che abbiamo fatto vedere insomma dei documenti abbastanza inediti e abbiamo, secondo me, risolto alcune situazioni che necessitavano di documentazione per andare a verificare alcune cose. Quindi, verificare il fatto che Di Bella, per quale motivo, non vedeva Pacciani di notte, quello che abbiamo detto prima, e il fatto della Elena Betti che ci dice che Pacciani molto spesso stava lì a Via Sonnino nel 1985. Io vi ringrazio tutti, ci vediamo giovedì, vi aspetto tutti quanti. Ah, attenzione, torniamo tutti su Mark and Friends, quindi giovedì tutti su Mark and Friends. Ah, ragazzi, scusatemi, domani sera su
su El Buitre Razziale ci sarà l'intervista di Alan Botter a Giuliano Minini sul caso Meredith Kercher. Poi mercoledì si torna su Marker Friends definitivamente e si parlerà, sempre Alan intervisterà Guglielma Vaccaro, l'avvocatessa Guglielma Vaccaro, e si parlerà di Roberta Ragusa. E poi giovedì ci saremo noi con gli schiaffoni mostrologici, quindi grande programmazione queste sere, quindi guardate Alan e guardate anche giovedì noi. Un bacio a tutti, buona serata, vi voglio bene e per quanto mi riguarda ci vediamo giovedì sera. Buonanotte a tutti.